Carissimi amici, buonasera. È un piacere presentare il fraterno amico Mauro Cerulli, che conosco quale saggista, divulgatore e traduttore, che è una combinazione molto rara all'interno del nostro ambiente, che in genere si muove per il si dice e commenta libri e saggi scritti. Mauro, nella sua attività di saggista, ci ha donato libri quali Sotto la volta sacra, Nel segno della vendetta, traduzione italiana e commento degli illuminati nella società umana di Louis-Claude Saint-Martin, che era un inedito, sì, esatto, per l'Italia, Alle origini del rito scozzese, volume 1, volume 2, di prossima uscita il volume 3, mi dicevi nel 2020. Restituzione in lingua italiana dei rituali del rito di Memphis e Mistraim. Questa sera ci parlerà delle origini della libera moratoria televisiva. E vorrei spendere solamente due parole. Ogni fenomeno umano, e la libera moratoria è un fenomeno umano, necessita per la sua comprensione di un adeguato inquadramento storico. Necessita per il suo studioso, per il suo amante, ma anche per l'iniziato, di comprenderne le radici, il divenire, lo sviluppo, le necessità, le contingenze a cui ha provato a dare una risposta. Se vogliamo comprendere la massoneria contemporanea e eventuali suoi scostamenti da quella che era la massoneria delle origini, inevitabilmente bisogna rifarci a quelli che erano gli intendimenti, le volontà e le necessità di questi uomini di ricerca e di studio che un giorno decisero di cristallizzare all'interno di una forma rituale una qualche sapienza che intendevano trasmettere ad altri fratelli. Un applauso per Mauro. Buonasera a tutti, vi ringrazio di essere presenti. Cercherò questa sera di darvi, in un tempo adeguatamente breve, alcuni cenni di come sia sorta la massoneria moderna. Questo, lo premetto, senza darvi delle certezze, perché in questa materia certezze non ce ne sono. Ci sono tanti documenti che ciascuno può interpretare come meglio pensa e crede. Sfatiamo un mito. Io mi occupo di questa ricerca da circa 20 anni, 22, e pensate che all'epoca non c'era niente, cioè non c'era internet che ti collegavi, non ti potevi collegare con le biblioteche, non so, del Congresso americano o con la Biblioteca Nazionale di Parigi, ma dovevi avere fortuna di trovare qualche libro, magari li trovavi al mercato delle pulci a Parigi oppure a Portobello Road, trovavi qualcosa. Oggi, diciamo che in questi ultimi 10-15 anni si è aperto un mondo. Soprattutto si ha anche la possibilità di comprare online dei testi che magari sono stati pubblicati, non so, 50 anni fa, che qualcuno ha ristampato. E allora si hanno delle sorprese. Io ho cominciato a rimettere un poco a posto, nel senso di ricostruire le origini del rito scozzese, perché leggendo i rituali moderni italiani, francesi, inglesi, spagnoli, portoghesi, fiamminghi, io non so il fiammingo ma mi aggiustavo col traduttore, vedevo che c'erano delle profonde disparità. Allora dico, come mai questo? Ho avuto la fortuna di trovare un libro pubblicato nel secolo XIX che raccoglieva i rituali della giurisdizione nord degli Stati Uniti. Facciamo una premessa: normalmente il rito scozzese ha un supremo consiglio per ogni paese. L'unico paese che ne ha due
erano gli Stati Uniti. Aveva una giurisdizione sud a Charleston, dove è nato, e una giurisdizione nord a New York. I rituali erano gli stessi all'inizio, ma quelli del sud sono stati profondamente cambiati nel secolo XIX da Albert Pike, che ha cambiato parole, toccamenti, eccetera, eccetera. Quelli del nord sono rimasti intonsi, nel senso che abbiamo a disposizione questi rituali antichi. Io mi sono messo lì con pazienza e li ho tutti tradotti in lingua italiana dal 4 al 33 e ho scoperto delle cose. Sono rituali profondamente cristiani, sono rituali ricchi di citazioni bibliche, sono rituali che addirittura riprendono pezzi interi della Bibbia. Ad esempio c'è un grado dove si parla dell'esilio e si riprendono proprio il pezzo. Se voi vi ricordate, c'era una canzone dei Bonnie M, io parlo per le persone più anziane, degli anni 70, era By the Rivers Babylon. Bene, quella lì non è altro che è un pezzo biblico musicato. Allora, dicevamo, il rito scozzese era un corpus rituale nato avendo a basi qualcosa che è nato prima, è nato in Francia a cavallo tra il 1730 e il 1680. All'inizio si chiamava rito di perfezione o antica maestranza, dal grado 4 al 14, poi venne ampliato a 25 gradi, quindi fino a 25, e divenne la massoneria rinnovata, quella che troviamo nei rituali di Etienne Morin in francese, tradotti pari pari in inglese da Andrew Franke in Giamaica attorno al 1770-80. Li trovate tranquillamente in libreria e in un'edizione, una bella traduzione anche su Esonet in rete. La domanda però è: cosa c'era prima? Cioè, come è nato tutto questo? Allora, ho cominciato a interessarmi un po', di andare indietro. Non ho mai creduto alla favoletta che la massoneria moderna è nata nel 1717. Anzi, in quella data non è successo assolutamente nulla che possa rilevare per la massoneria. In realtà, noi non sappiamo con certezza da dove venga. Però abbiamo molti documenti. Io mi sono perso a cercare un po' di documentazione. Il più antico documento massonico che è in circolazione si chiamano gli Statuti di Bologna, che risale al 1248. Poi immagino che molti di voi conoscono il Poema Regio, che risale al... vediamo un pochettino il Poema Regio... 1390... Comunque abbiamo trovato in questi anni, o riportato alla luce, documenti che risalgono al secolo XIV, XV, XVI, quindi ci sono dei documenti storici, soprattutto che troviamo nelle isole britanniche. A volte li hanno trovati nelle vecchie biblioteche dell'università, tipo a Dublino piuttosto che a Edimburgo, e abbiamo anche recuperato dei documenti che risalgono al periodo che chiamavano d'oro della massoneria seicentesca, che è il periodo della Royal Society, dove operavano gente come Newton, Flood, Boyle e così via. Perché purtroppo la maggior parte dei documenti è andata bruciata col grande incendio di Londra nel 1666 e poi anche da qualcosa che vedremo più avanti. Quindi noi abbiamo un movimento, chiamiamolo una proto-massoneria, che si evolve attorno ai secoli più bui del Medioevo e comincia a fiorire attorno al XVI secolo. E i primi documenti che attestano una massoneria, chiamiamola speculativa, vengono dalla Scozia. Voi sapete che c'è la diatriba su se Roslin sia una riproduzione del Tempio di Salomone piuttosto, eccetera, eccetera. Chi c'è stato l'ha visto, se ne potrà rendere conto. Comunque, in Scozia nascono sicuramente le prime logge.
i primi rituali, chiamiamoli moderni, tra virgolette, sono quelli del Royal Order of Scotland of Kilwinning. Tanto è vero che il 18° grado del rito scozzese si chiama anche Principe Rosa Croce di Eredom. Dalla Scozia questa massoneria moderna si diffonde piano piano al sud, in Irlanda, e si diffonde in Inghilterra. Ah, non dimentichiamo, era questa una massoneria elitaria, riservata a pochi, parliamo del 600, I massoni inglesi della Royal Society erano soprattutto alchimisti, scienziati. Piano piano cominciano a formarsi a Dublino e anche a Londra delle logge, che sono diverse da quelle che possiamo immaginare oggi. E tante, lo sappiamo, si riunivano in taverne. La massoneria scozzese era la più progredita, quella irlandese, che veniva direttamente dalla Scozia, era più avanzata sotto ogni aspetto di quella inglese. Quella inglese, diciamo, era più, passatemi il termine, grezza. Nel fine del 600 vi era a Londra una forte presenza di immigrati irlandesi. Questi irlandesi spesso non venivano ammessi nelle logge inglesi per spocchia, spesso non ci andavano perché gli irlandesi trovavano che la loro ritualità fosse migliore di quella inglese. Per cui abbiamo questi due fenomeni paralleli di logge che lavoravano, ovviamente slegate completamente tra loro, se non come dire, tradizione comune, ma senza una organizzazione, chiamiamola burocratica, come può avvenire oggi. Cosa succede nel secolo XVII in Inghilterra? Voi sapete che l'Inghilterra, dopo lo scisma anglicano, il re d'Inghilterra era per legge anche capo della Chiesa, perché Enrico VIII aveva, volendo sposare Anna Bolena, aveva dovuto staccarsi dalla Chiesa di Roma, che non gli concedeva il divorzio o l'annullamento. La Scozia era rimasta comunque cattolica, o quantomeno a forte presenza cattolica. Quando si estingue la dinastia dei Tudor, prende piede nel regno, che allora non era ancora Regno Unito, prende piede la dinastia Stuart. Giacomo VI di Scozia viene nominato re d'Inghilterra con il nome di Giacomo I, quindi diventa Giacomo I d'Inghilterra e Giacomo VI di Scozia. Giacomo I è famoso perché è quello che ha fatto tradurre la famosa Bibbia di Re Giacomo. La Bibbia di Re Giacomo che troveremo in moltissimi testi del rito scozzese. Quando voi trovate delle citazioni bibliche nei testi del rito scozzese, e non solo, ma anche nei rituali massonici del 600 e del 700, vengono tutti dalla Bibbia di Re Giacomo, scritta in un inglese arcaico. Voi sapete che nell'inglese moderno, ad esempio, la seconda persona singolare non usa il thou, voi troverete sempre you. Gli inglesi moderni usano il tu solo quando si rivolgono a Dio, thou o Lord, perché è una forma di rispetto, quindi pensate, no? Per noi il tu è colloquiale, per gli inglesi il thou è forma di rispetto verso la divinità. Questo anticamente invece l'inglese aveva la seconda persona come da noi, quindi diceva tu, tuo, tuo, Lord. E troverete, ad esempio, in tanti rituali, soprattutto in quelli di iniziazione, che a seconda dei casi chi inizia, normalmente appunto il venerabile, ma anche
altri ufficiali, passano dal tu, dal voi al tu o viceversa. L'esegete deve capire perché passa dal tu al voi e viceversa. Ci sono dei motivi molto precisi, non sono a caso. Quindi dicevo, torniamo indietro, allora, nel 600 gli Stuart prendono la corona d'Inghilterra con Giacomo I, a cui succede poi Carlo I Stuart. Carlo I è quello che nel 1648 fa una brutta fine perché tagliano la testa. Se voi ricordate il libro di Dumas, 20 anni dopo, D'Artagnan e Athos cercano di impedire questa operazione, questa esecuzione, ma non ci riescono. A Carlo I abbiamo poi il protettorato di Cromwell, abbiamo poi il ritorno degli Stuart con Carlo II, poi con Giacomo II, Maria II, Anna. Con Anna si estingue nel 1714 la dinastia Stuart e viene offerta la corona al, mi ho sognato perché io non mi ricordo mai questi nomi qua, a Giorgio degli Hannover, un principe tedesco imparentato alla lontana con gli Stuart, ma che non sapeva una parola d'inglese. Perché vi racconto questo? Perché ha importanza ai fini della storia della massoneria. Perché vi erano dei filoni, come dicevo, orientati più verso un deismo protestante e altri verso un deismo cattolico o comunque cristiano. Quando gli Stuart cadono in disgrazia, la massoneria si divide. Una parte diventa partigiana degli Stuart, una parte parteggia decisamente per gli Hannover. Voi sapete che poi gli Stuart tentano di tornare al potere, ma non ci riescono, no? Ci sono due chiamiamole tentativi di colpo di Stato che vanno male. E quindi tutti gli Stuart vanno in esilio in Francia, con sé anche molti loro seguaci massoni che portano la massoneria in Francia. Una massoneria che è diversa da quella inglese. Questa massoneria francese è quella che poi darà vita al rito di perfezione, che è la base del rito scozzese. Gli annoveriani sono quelli che nel 1717 danno vita alla Gran Loggia d'Inghilterra. Sono 4 logge che si riuniscono la prima volta a febbraio del 1617, quindi non a giugno, a febbraio. A giugno poi diciamo che si completa l'operazione. Sono 4 logge, avevano una ritualità molto, molto spiccia, però non è che ci fossero solo loro. Voi pensate che a Londra, già nel 1730, operavano più di 50 logge. E non è che tutte quante fossero iscritte o facessero parte della Gran Loggia d'Inghilterra. E all'epoca, ecco, quindi operavano poi nell'Inghilterra, non vorrei dire un numero sbagliato, ma più di 200 logge. Adesso succede una cosa interessante. Ripeto, la massoneria comunque era un fenomeno elitario. Non è che tutti quanti vi potessero accedere. Nel 1730 avviene una cosa strana. Un massone inglese chiamato Samuel Pritchard pensa bene di pubblicare un opuscolo che si chiama The Masonry Dissected, brutalmente la massoneria sezionata. In questo libretto, che costava mi pare uno scellino, veniva descritto quello che succedeva nei primi 3 gradi. Tutto quanto. Tenete presente che all'epoca non esistevano rituali come quelli moderni. Si faceva tutto a memoria.
Però esistevano documenti, chiamate lezioni, che riassumevano quello che era l'iniziazione. Tipo, domanda, come siete entrati in loggia? Per tre colpi distinti. Chi vi ha accolto? Mi ha accolto il primo diacono, e così via. Quindi da questo abbiamo potuto ricostruire com'era la cerimonia, perché viene descritta attraverso domande e risposte. Come siete entrato? Mi hanno fatto camminare, poi cosa hai fatto? Ho incontrato il secondo sorvegliante, poi il primo, cosa ti hanno chiesto? Mi hanno fatto mettere in posizione, e così via. Questo fatto crea ovviamente un certo allarme, perché i segreti erano rimasti, erano diffusi. In realtà, detto fra noi, la maggior parte non fregava niente a nessuno, il popolino aveva altro da pensare. La Gran Loggia d'Inghilterra pensa bene, quindi, di cosa fare, per confondere le idee, di cambiare le cose. Inverte i sorveglianti, inverte le parole, inverte il sole e la luna e così via, e cambia anche i segni e le posizioni d'ordine. E questo comunemente viene chiamato rito moderno. Il rito francese, chiamato appunto rito francese o moderno, prende i suoi spunti dalla riforma del 1730. Tenete presente che tra il 1720 e il 1730 viene introdotto il grado di maestro. Inizialmente i gradi erano solamente due e la loggia era composta dal maestro, che era un compagno, due sorveglianti, che erano compagni, e due diaconi e un copritore, basta, non c'era altro. I diaconi sono le figure che corrispondono nella massoneria francese al grande esperto e al maestro delle cerimonie. Nel rito scozzese delle origini trovate o diaconi o esperti e cerimoniere. Solo in un caso trovate entrambi, ma in questo non mi ricordo se è il 26 o il 27 grado, ma in questo grado un gruppo non fa niente, cioè c'è ma non fa niente. Quindi dicevo, abbiamo questi poi ufficiali, poi piano piano, quando con un po' di burocratizzazione, viene introdotto il segretario, poi le lemosiniere, l'ultimo che viene introdotto è l'oratore. C'era un copritore esterno, chiamato anche sentinella, perché faceva da filtro, nel senso che il tempio, se voi fate conto, questo qua è il tempio, l'ingresso. Qui c'era il copritore interno, che stava qua. Il copritore esterno stava qui, perché di qua c'era l'ingresso degli iscritti, di qua c'era la camera di meditazione, dove venivano messi i profani in attesa di essere iniziati. Non esisteva alcun capitolo di riflessioni, la camera di meditazione era semplicemente una camera buia. Non c'era alcun testamento filosofico. Il profano veniva denudato a metà e solamente al terzo grado era completamente a torso nudo. Quindi dicevo, quando viene introdotto il grado di maestro, viene introdotto, noi non sappiamo con precisione, perché ci sono dei documenti che sono più antichi che parlano del grado di maestro, quindi è possibile che il grado di maestro sia stato introdotto nella massoneria scozzese e irlandese anche prima del 1700, ma che comunque viene introdotto nella massoneria moderna tra il 1720 e il 1730, e avviene in una maniera abbastanza strana, perché le cerimonie di primo, secondo e terzo grado erano uguali, cambiavano solamente alcuni aspetti particolari, nel senso che cambiava ad esempio il libro sacro, nel primo grado ad esempio la Bibbia era aperta su una cosa che voi conoscete, il Salmo 133, ecce quam bonum e quam iucum, eccetera, eccetera. Nel secondo grado la Bibbia era aperta sul libro di Amos, perché nel punto in cui Amos parla con Eva e Eva ha in mano un filo a piombo,
del terzo grado invece era aperto sul coeletto Ecclesiaste. Questo perché? Perché durante la cerimonia di iniziazione veniva letto quel particolare brano tratto dall'Antico Testamento. E allora, proprio perché il filo a piombo era il simbolo del compagno, cioè la livella era il primo e il filo a piombo era il secondo. L'inversione avviene poi, come ho detto, nel 1630. Cosa succede a cavallo tra il 1630 e il 1650? Gli irlandesi, o comunque le logge di ispirazione irlandese e scozzese, della riforma del 1650, del 1630, non ne volevano sapere. Per cui continuano a lavorare per fatti loro. Nel senso che continuano a mantenere la vecchia tradizione. Finché decidono di conglomerarsi, dando vita a una gran loggia parallela e alternativa che viene chiamata la Grand Lodge of England according to the old institution, come dire, noi ci teniamo la vecchia istituzione. Queste sono chiamati comunemente oramai i famosi ancient, in contrapposizione alla Grand Lodge d'Inghilterra della riforma, chiamati i moderns. Le differenze, a parte queste cose che vi ho detto, erano poi marginali, perché ad esempio gli ancient accusavano i moderns di non fare la cerimonia di insediamento del maestro venerabile, non era vero. Altre cose invece erano vere. Comunque questa diatriba va avanti per 70 anni, fino a che nel 1813 le due fazioni si unificano e danno vita alla Grand Lodge d'Inghilterra, che poi adotterà dopo qualche anno dopo quel rituale che ancora oggi perché si viene chiamato emulation, di cui mantiene molti aspetti mnemonici, che ha praticato questo rito lo sa come funziona. Ma a noi interessa adesso questo. Allora siamo 1650, ad esempio si decide all'epoca, sono passati 20 anni dal libro di Pritchard, cioè oramai si sono dimenticati, torniamo indietro, e piano piano la massoneria inglese torna alle origini, quindi riporta i sorveglianti al loro posto, eccetera eccetera, il l'oratore e il segretario al loro posto, così via. Però ad esempio nasce in Germania nel 1651, dopo del barone von Hund, la stretta osservanza templare, che ha una ritualità che si ispira a quella del rito francese o quella dei modern, cioè ai sorveglianti invertiti e così via. E la stretta osservanza mantiene una profonda impronta cristiana e ancora oggi mantiene una ritualità molto più semplice di quella che è quella moderna, perché è rimasta tale e quale a quella dell'epoca. Quindi gli inglesi non partecipano alla formazione del rito scozzese perché questo nasce in Francia. Gli Stuart cominciano a creare, cioè i partigiani degli Stuart, a iniziare nobili francesi e a costruire quindi logge in tutta la Francia. E questo fermento porta alla creazione di gradi superiori al terzo. Voi dovete sapere questo, che l'antico rituale di maestro comprendeva la morte di Hiram, la ricerca dei colpevoli, la loro cattura, la punizione, i funerali, cosa che oggi avviene terzo, quarto, quinto, novo, decimo del rito scozzese. La legge di Hiram viene spezzettata e vengono creati questi gradi, chiamiamoli aggiuntivi, che diventano comunemente chiamati gradi di perfezione. Non intendo qui entrare nella polemica se la massoneria si ferma ai primi tre gradi o no. Ognuno la pensi come crede. Io sono un ricercatore e guardo quello che c'è, senza sposare tesi di qua o di là. Vi dicevo, si crea in Francia, nella prima metà del secolo XVIII, un
quella che viene chiamata comunemente antica maestranza, che si ferma al 14° grado, anche perché al 3° grado la parola viene perduta. Quando viene ritrovata? Al 13°. Sotto l'arco reale c'è il ritrovamento del pilastro di Enoch col pettorale e incisa la parola perduta, la parola di maestro. Al 14° grado impari come pronunciarla. Cosa succede questo però? Che non basta, ci sono vari fermenti, si comincia a creare altri gradi oltre il 14° grado, sempre in Francia questo. E abbiamo anche, oltre a quelli tradizionali scozzesi, abbiamo anche altre, chiamiamole riti paralleli, che poi contribuiranno in qualche modo a formare il rito scozzese, quello fissato a Charleston, ma per il momento ne sono fuori, che sono 25, e hanno una loro funzionalità. Normalmente si parla di gradi adoniramitici, gradi della vendetta, gradi dell'esilio, gradi ioanniti e così via, fino a che arrivare a quello che era il 25°, oggi 32, il principe del reale segreto, dove veniva svelato il nucleo dell'esercito massonico. Chi è che ha raggruppato questi testi? È un mercato di vino di Bordeaux che si chiama Étienne Morin. Étienne Morin ottiene una patente, dal Gazzetto di Francia, una patente per creare logge nel Nuovo Mondo. In Giamaica comincia a creare delle logge e il suo braccio destro, Andrew Franke, traduce pedissequamente in inglese i rituali di Morin, compresi gli errori. E da Charleston andiamo negli Stati Uniti dell'epoca, cioè da Giamaica, e quindi quando si forma il rito scozzese si prendono i rituali di Morin e di Franke, se ne aggiungono 8 pescati tipo da altre ritualità e se ne inventa uno di sana pianta, si inventa il 31° grado. Il gran ispettore, inquisitore, comandante. Perché si inventa? Perché è il tribunale. Il tribunale non esisteva, il tribunale massonico. E il tribunale massonico è, nel rituale originale, un tribunale americano, dove l'oratore non sta all'Oriente, ma sta sulle colonne perché fa la parte del pubblico ministero, mentre dall'altra parte il suo contraddittore si chiama advocate ed è l'avvocato difensore. Quindi questo nel libro che uscirà, penso, una settimana o due, c'è l'intero rituale del tribunale massonico, perché è tradotto fino all'ultima riga. Il rito scozzese del 1801, e quindi poi viene portato da Grace de Tilly, che faceva parte del suo consiglio americano, lo porta in Francia. E i francesi lo adattano subito, modificano qualcosa, forse perché gli americani avevano a loro volta fatto delle modifiche a certi rituali. E ce ne accorgiamo perché le modifiche che hanno fatto sono a volte un po' contraddittorie, nel senso che non coordinano. Infatti io mi sono accorto che, ad esempio, in certe cose si parla di repubblica, a un certo punto si parla di re, e se voi sapete che gli Stati Uniti re non hanno mai avuti, hanno dimenticato di coordinare i testi. Qui trovate delle antinomie, io a volte trovate, ad esempio, in una parte dite una cosa, poi nel rituale ne trovate un'altra. E perché? Perché non vanno coordinato. Purtroppo nel mettere a posto le cose scappano oggi con i computer, figuratevi quando si facevano le cose a mano. E quindi dicevo, il rito scozzese torna
in Europa, dove era partito sotto forma di perfezione, e lì si decide di adottare poi per i primi tre gradi dei rituali che erano stati più o meno elaborati in Francia nel secolo precedente, di forte ispirazione inglese. Troverete quindi che vi è una cesura tra quello che è il rito scozzese dei primi tre gradi e quello che è quello successivo dei gradi di perfezione. Mi fermerei qua io, Filippo, perché direi che vi ho annoiato abbastanza. Se avete delle domande... Sì. Premetto che io dell'emulation so molto poco, perché quindi no, però se posso rispondere, diciamo che l'emulation io York l'ho visto fare. Lo York è rispetto all'emulation è parimenti a memoria. Ma il rito di York è un rituale deista rispetto all'emulation. Ha molte più, ecco una cosa che ti chiedo, ha molte più invocazioni alla divinità, è una elaborazione parallela, rimane chi pratica lo rito di York si rifà a testi che sono precedenti alla formazione dell'emulation. Non c'è molta differenza, non, ripeto, però ha una caratteristica fortemente deista. Preghiere che nell'emulation non ci sono, ecco per dirti. Cosa? Allora, lì discutiamo anche di questo. I landmarks vengono fissati attorno ai primi anni del secolo XVIII. Voi sapete che hanno una certa coerenza fra di loro, una coerenza che è valida per l'epoca. Cioè, voi ricordate che ad esempio per essere ammessi occorreva essere uomini liberi, quindi non schiavi, non invalidi, così via. E aveva un senso, perché lo schiavo non poteva essere ammesso, allora c'era la schiavitù, oggi non c'è più la schiavitù, almeno formalmente. E non erano ammesse le donne, e c'era una ragione, si discuteva all'epoca se la donna avesse o meno un'anima, e quindi non poteva essere ammesso in un consesso deista qualcosa che non aveva un'anima, ecco il punto, questo è fondamentale da capirsi, quindi aveva una sua logica di non ammettere le donne. Oggi vi sono comunioni iniziatiche che ammettono le donne, altre che conservano questo divieto, liberi tutti, ecco, nel senso che ognuno poi fa a casa sua. Alcune esclusivamente femminili. Certo, certo, a casa sua uno fa quello che vuole fare a casa sua, non è che possiamo dirgli, ehi no, ognuno si regola come crede, si regola, io su questo, ad esempio i francesi ammettono gli atei, in Inghilterra certe comunioni atei non vengono ammessi. In America non ne parliamo, come ad esempio, tanto per dire, il segreto dell'apprendista, ecco una cosa che può interessarvi, il segreto dell'apprendista non sappiamo di preciso quando è stato introdotto, non troverete mai un rituale che ti dice l'apprendista sta in silenzio, vi parlo fino al 1850, non lo trovate, tant'è vero che negli Stati Uniti ancora oggi gli apprendisti parlano. E parlavano all'inizio, c'era un motivo, quando in una loggia c'hai tre compagni e 20 apprendisti, se non fai parlare gli apprendisti, chi parla? Qualcun altro? Questa fa la rara. Sì. Perché dice bene che non, perché come lo giudico? Allora, io sto dalla parte degli Ancient, ma perché sono come sommato un tradizionalista. Io reputo che la costruzione fatta nel secolo XVII avesse una sua coerenza.
E quando, io penso che sia come un orologio di quegli antichi con tutte le rotelline, no? Se tu ci metti, cambi una rotellina, sballi l'ingranaggio. Quindi io reputo che ogni volta che tu vai a modificare qualcosa, poi rischi che l'orologio si fermi. Se permettete, se vi racconto una storiella che viene fuori da questi testi. Voi avete sentito parlare del termine tegolature? Ecco, sapete da cosa viene? Da un errore di traduzione. Perché il copritore, nella massoneria tradizionale, è chiamato Tyler, con la Y, che vuol dire inquisitore, no? Interrogatore, e viene dal francese tailleur, tagliatore, perché ti squadrava proprio, no? Nel copiare un testo, qualcuno al posto della Y ha messo una I, per cui il tagliatore o l'inquisitore diventa piastrellista, perché i tile sono le piastrelle. Hanno ritradotto in francese il Tyler piastrellista in Twiller piastrellista. In italiano si vede che non piaceva piastrellista, l'hanno chiamato tegolatore. Ma il tile non sono le tegole, sono le piastrelle. Quindi questi termini qua a volte dicono che per un punto Martin perse la K, no? In questo caso siamo trovati un termine che, anche perché io ho letto su qualche testo gente che si è cervellata per spiegare cosa voleva dire tegolatore. Non vuol dire assolutamente niente, è un errore di traduzione. Tutto lì. E infatti voi pigliatevi un testo inglese qualsiasi e troverete la parola Tyler con la Y. Infatti la domanda, quando dice quello che in italiano è la loggia al coperto, no? E dicono in inglese is the lodge tiled? Cioè è stata controllata? Scusate, ma basta così? Qualche altro errore a tuo avviso? Allora, errori se ne trovano parecchi, ma più che altro sono errori di coordinamento, perché trovi, l'errore più grosso, che errore, è quello della parola perduta. Quando fermi 3 gradi, la parola è perduta, è persa. Noi sappiamo che la parola perduta non era altro, nella formazione originaria, che il nome della divinità ebraica. E infatti viene ritrovata al 13° grado, tant'è vero che sull'urna di Hiram vengono messe 3 lettere, la Yod, la Mem e la Bet, trovate nel rituale del 5° se non sbaglio. La Yod è l'iniziale della parola perduta, la Mem e la Bet sono le iniziali della parola sostituita, e te le porti dietro per tutti i gradi. E infatti al 14° grado, nella prima versione, quella di chiamiamola di Enoch, tu scopri come viene la parola, come viene pronunciata, ma non te la fanno pronunciare perché dicono attenzione, perché non si può. Quando hanno ampliato i gradi, la parola si sposta al 18° grado ed è diversa, è diversa. Anticamente era la parola che identificava la resurrezione, no? Poi è diventata anche, perché aveva molti più, e tant'è vero che le 4 iniziali della parola perduta non sono altro che le iniziali ebraiche dei 4 elementi, terra, fuoco, aria, acqua. Cosa hanno fatto nel rito scozzese 800esco? Hanno dovuto cambiare i gradi 13-14, per cui non hai più il ritrovamento del pilastro di Enoch col pettorale sacro con la parola, ma trovi, e si spostano i 400 anni, e trovi i magi che vanno sulle rovine del Tempio di Salomone e trovano il gioiello di Hiram e hanno la volta sacra, e poi quando
trovano le lampade che si spengono perché i magi, gli aspiranti magi pronunciano una certa parola e fanno spegnere la lampada magica, no? Però, dicevo, era necessario, quindi queste sono le cose che possono interessare lo storico, l'appassionato, che dice, ma come mai ci sono due versioni dei grandi 13-14 per questo motivo qua? Perché devi inquadrare la parola perduta. Prima avevi citato la stretta osservazione. Sì. Cioè anche informazioni storiche sull'evoluzione. Allora, qualcosa, la stretta templare viene fondata nel 1751 in Germania dal barone von Hund ed erano ammessi solamente nobili. Poi von Hund entra in contatto con Willermoz. Willermoz crea una struttura parallela a cui vengono ammessi i borghesi, con la stessa ritualità, e viene chiamato rito scozzese rettificato, che ancora oggi c'è. La stessa osservanza, si perdono le tracce alla fine, cioè negli anni della rivoluzione francese, con le guerre prussiane di Napoleone, si perde. Viene in qualche modo riesumata alla fine del secolo XX in Francia, con gli stessi rituali, no? Riprendendo questa tradizione. Non dimentichiamoci che nessuno oggi si può proclamare erede dei Templari, perché i Templari sono finiti con Jacques de Molay. Non c'è mai stata alcuna trasmissione iniziatica da de Molay a un suo successore. Quindi con de Molay l'ordine muore. Sì, sono sopravvissuti dei Cavalieri Templari, ma l'ordine formalmente non è mai stato ricostituito e non poteva esserlo, perché chi lo poteva ricostituire era il Papa. Però, quindi la stessa osservanza non è altro che un richiamo ideale, perché poi al templarismo, che è un ordine cavalleresco di profonda ispirazione cristiana. Infatti è vero che i vari gradi del cavalierato, poi se uno prosegue fa il clericato, quindi se vuole proseguire fino in alto, no? Il professore e così via. Questo è quello che so io. Posso fargli una domanda? Certamente. Vedimi, stasera devo soffiarmi il naso perché sono... Dimmi, Filippo. Ci hai parlato, ci hai illustrato una progressione di cambiamenti di forma, sì, fondamentalmente, che si possano riassumere, correggimi se sbaglio, sia nella modifica della forma originaria, sia anche in uno slittamento e in una progressione di questi gradi con l'aggiunta di altri, sì, gradi. A tuo avviso, queste modifiche formali hanno in qualche modo anche influenzato quella che era la sostanza? Sì, certamente sì. Perfetto. Anche perché nella loro complessità e con tutti i loro limiti e antinomie, se voi avete la bontà di leggere questi testi, vedete che hanno comunque nel complesso una certa coerenza. Perché la progressione, e oltretutto scoprirete che hanno una valenza moderna spaventosa. Quando in un rituale del fine Settecento si mette in guardia dal potere del denaro su quello del lavoro, cioè detto allora, no? Quindi dicevo, questa coerenza, se tu mi vai a modificare qualcosa, corri il rischio di, come dire, sbalestrare, no? Il complesso. Tenete a dire una cosa, che oggi il rito scozzese delle origini non lo pratica più nessuno, e soprattutto vengono praticati per lo più solo certi gradi. Poi dipende dai paesi, per esempio i gradi della vendetta non si praticano nei paesi
francofoni, dove si fa invece il grado di grande maestro architetto che in Italia non si fa, si fa in Spagna. Cioè, quindi ogni poi paese ha fatto le sue scelte. Ma se voi confrontate i vari rituali che ci sono in giro, e confrontate poi ad esempio la progressiva laicizzazione, il rito scozzese è ricco di preghiere, di odi, di inni, tutti alla divinità. Se tu mi laicizzi la massoneria, tutto questo lo fai sparire, però rischi di snaturare il complesso. Ecco, voglio dire, quindi, mi fai attenzione, secondo me la massoneria laica ha poco senso, la rispetto, però secondo me è come fai la messa ma togli la comunione. Poi pensate che il trentesimo grado, ad esempio, è il grado dedicato a Demolé, al suo sacrificio. In Francia lo hanno tolto. E ripeto, è come togliere alla messa cattolica o cristiana la comunione. Che ci resta? È lì il punto, tutto lì. Quindi purtroppo c'è gente che interviene su questi testi pensando di fare l'uovo di due rossi. In realtà fa solo danni. Io non so se qualcuno qui dei presenti ha praticato il rito scozzese in Italia. In Italia hanno fatto delle invenzioni assurde. Per esempio, si sono inventati al quarto grado. Sì, ma non glielo dire, eh. Cosa? Non glielo dire. No. Poi ci mancano mani. Sono invenzioni del secolo scorso, quindi sono invenzioni dell'Ottocento. Sono inventati la chiave spezzata. Allora, il quarto grado, il maestro segreto, ha un simbolo che è una chiave, che è la chiave d'avorio. Che la chiave è in avorio, perché era fatta dall'uomo. E questa chiave, chi la detiene, ce l'ha in mano ma non la può usare, ma deve darla al sacerdote Zabud al solstizio d'estate per aprire il Santa Santorum e contemplare le cinque cose preziose, la chiave dell'alleanza, le palle, i cherubini e così via. Se questa chiave è spezzata, come la apri la porta? Ecco il punto. Cioè, per carità, va tutto bene. Però è un'altra cosa, cioè tu non hai questo non è il rito scozzese, è qualcos'altro, perché il rito scozzese è fatto con la chiave d'avorio. Poi, ripeto, vuoi cambiare? Cambia, però è un'altra cosa. Chiamalo rito scozzese modificato, rettificato, chiamalo come diavolo vuoi, però è un'altra cosa. Cioè io, ripeto, a me io non voglio giudicare chi ha modificato, io sono uno che prende i testi originali e li traduce, li commenta. E per scelta, io in tutte le mie ricerche mi sono sempre fermato a 150 anni fa, non vado avanti, proprio per non attizzare polemiche. Quello che è venuto dopo una certa data non mi interessa, sia buono o cattivo, non mi interessa, perché rischi di attizzare delle polemiche che io non voglio attizzare. Io mi interessa il lavoro storico, di ricerca. Le polemiche le lascio agli studiosi moderni, ecco, tutto lì. E sono Ugo. Scusa Mauro, nel 18, la sì. Lettura, sì. Qual è la più antica? L'alchemica? No, la cristiana. Nel 18° grado non è altro che la riproduzione della passione di Cristo. Infatti, cosa dice, no? Patì sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, discese all'inferno, il terzo giorno risuscitò da morte. Allora, il candidato che patisce nel Tempio Nero, poi cerca di entrare, di risorgere. Dico, ce l'hai la parola? No. Allora devi scendere all'inferno. E infatti il candidato scende all'inferno e poi e viene ammesso, quindi il 18° grado è un grado cristiano, dedicato, è vero che la Rosa Croce è il simbolo proprio, no? La Rosa Mistica, quando dice la pietra cubica sudò sangue e così via, quindi proprio la versione alchemica è una versione parallela ma fuori dal rito scozzese, almeno delle origini. Carlo? Una curiosità da profano, visto che in qualche modo la massoneria fa riferimento alla Gran Loggia d'Inghilterra, perché si parla di rito scozzese? Cioè gli inglesi non hanno mai rivendicato. Allora, il rito scozzese non ha nulla a che vedere con l'Inghilterra. La massoneria inglese
è una massoneria che si può paragonare oggi a un club service. Cioè, esoterismo zero, fanno belle cose, borse di studio, ospedali, eccetera, eccetera, ma esotericamente non c'è niente. La massoneria moderna, quella vera, nasce in Francia. Nasce in Francia. Il rito scozzese, che è il più diffuso sull'orbe terracqueo, nasce in Francia come base, viene elaborato poi negli Stati Uniti come forma finale, ma dagli Stati Uniti torna in Europa. Quindi diciamo che, ragazzi, meno pensate alla massoneria inglese, meglio è, perché vale niente, vale niente. Mentre la massoneria inglese, quella delle origini, invece sì, quella del 600, del 700, è una massoneria che ha dato il via alla creazione poi della massoneria moderna, ma è una massoneria che è ben diversa da quella che viene praticata oggi in Inghilterra o anche nel secolo scorso. Ecco. Quindi sappiate questo, che l'esoterismo viene dalla Scozia, Francia, via Londra, per via degli Stuart. Quasi tutte le inversioni di due sole colonne. Sì. Volevo sapere qual è la posizione. Allora, la posizione corretta è, allora, fate conto, io sono il maestro venerabile, allora, quindi di qua va il sole, di qua va la luna, chiedo, sì, dico bene, Ugo? Poi di qua va l'oratore, di qua va il segretario, laggiù va il primo sorvegliante, lì al sud va il secondo sorvegliante. Questo la colonna degli apprendisti è quella di... Nel nord, quella di qua. Rispetto a me, di qua. E come adesso voi, quindi? Cosa? Come adesso voi? Non lo so. Dico, però il rito francese le ha invertite. Il rito francese ha gli apprendisti di qua, perché fa... si rifà alla riforma del 1630, ma poi ha una creazione, se volendo, ha anche una valenza cabalistica per chi crede che la massoneria abbia un aspetto cabalistico. A quel punto lì voi considerate che la cabala ha 10 sefirot, ogni ufficiale è una sefira, per cui di qua abbiamo il lato solare maschile, il pilastro delle... con calma, abbiamo, io ho bisogno di fare un attimo un disegno perché sono girato. Allora, abbiamo due pilastri, uno del rigore e uno della misericordia, quello che chiamano Pillar of Mercy e Pillar of Severity. Quello severo della severità è quello femminile, quindi la luna. Quello della grazia è quello solare maschile. Ecco. Quindi, e in mezzo c'è il piatto dell'equilibrio, dove stanno rispettivamente il copritore, che rappresenta Keter, che rappresenta Malkut. Poi c'è Yesod, il cerimoniere. No, Yesod, il grande esperto. Tiferet il cerimoniere, e Keter il maestro venerabile, e poi i due oratori segretari hanno Chokma e Binah. Ecco, per dire, per chi crede che la massoneria abbia, la loggia sia una riproduzione dell'albero sefirotico, perché c'è chi lo nega, quindi a questo punto qua, se vuoi però impostato cabalisticamente, devi mantenere questa formazione. Per cui tu dovresti averci l'esperto e il cerimoniere davanti, in mezzo, che fanno asse col copritore e col venerabile. Non lo fa nessuno, perché non hai spazio. Però quella dovrebbe essere la formazione. E seguire l'albero sefirotico. Ma ripeto, non è... sono ematesi, eh. Cioè, chi lo nega, quindi... perché non c'è prova che sia, però c'è chi la segue. Con il momento di salario, il passaggio dell'artista compagno, si dice, c'è una frase tipica, è il passaggio dalla perpendicolare alla livella. Ecco, sì.
ecco, allora, ecco, anticamente si passava dalla livella al perpendicolare. E il simbolo, tant'è vero che appunto il simbolo del compagno era il filapiombo, perché e c'è il libro di Amos. La rettitudine, diciamo, no? E quindi la livella, e questo sarebbe un aumento del raggio di rotazione. Ripeto, sono tutte interpretazioni, non esistono certezze in questo campo, perché ciascuno può dare la sua interpretazione. In questo caso il filapiombo ti consentiva di, secondo questi testi che io ho consultato, io, tu come compagno sei finalmente in grado di erigere delle mura diritte, non solo di fare la base con la livella, ma anche di erigere grazie al filapiombo. Sì. Sì. Allora, anche lì non si sa, perché Willermoz, oggi ci sono moltissime, io non so in Italia se esista, io ho conosciuto in Francia gente che pratica lo scozzese rettificato, ci sono. Io vivo in una piccola realtà provinciale dove c'è il GOI, ecco, no? Mi esiste nel GOI. Cosa? Esiste nel GOI. Ecco, quindi, però io so che il GOI ha, ad esempio, ha oltre le logge azzurre, poi ha i riti, c'ha il rito di Memphis, c'ha il rito scozzese, c'ha il rito simbolico, e tu mi dici che c'è anche il rito scozzese. Sì. Quindi, però in Francia c'è anche il rito scozzese primitivo, so che qualcuno ha visto, che hanno i grembiuli con tipo i colt, no? Con tutti proprio con quei grembiuli scozzesi, chiamiamoli così, che praticano una ritualità che è molto simile a quella del secolo XVIII, scusate. Quindi diciamo non è chiaro se la catena non è rotta. Non lo so, bisognerebbe chiedere a chi ha le patenti. Perché voi sappiate che, ad esempio, prendiamo i riti egizi, no? Dato per dire, voi sapete che ci sono in Italia non so quanti riti egizi, ci sono più ierofanti, penso, che deputati, no? Più grandi ierofanti. Che metalmeccanici. Allora, il rito di Memphis è stato creato da Etienne Marconis de Negre e sviluppato, e Marconis viene obbligato a far confluire il suo rito da Napoleone III col Grande Oriente di Francia. Uno, il Mizraim, che si sviluppa nel secolo XVIII, Venezia, si muove attraverso Cagliostro, poi i francesi Bedarid, ma quando arriviamo alla fusione, discutibile finché si vuole, del Memphis e Mizraim con l'elezione di Garibaldi, Gran Ierofante, Garibaldi muore subito dopo, viene eletto Gran Ierofante l'inglese John Yarker, il quale elabora a modo suo tutti i rituali di Marconis, ne assembla, ne modifica, ne aggiunge, ne toglie, e ti fa di 90 gradi una scala di 95, una scala di 33, e ha i suoi rituali. Morto Yarker, non abbiamo più certezza della trasmissione iniziatica, perché non sappiamo quanti sono autoproclamati eredi di Yarker, ma passaggi non ce ne sono stati. Lo stesso Royce, che si dice sia un abusivo, Royce è quello che ha le patente di Anne Boleyn. Se Royce è abusivo, tutto quello che viene da Anne Boleyn, ciao. Ma a questo punto, poi io ripeto, io mi fermo a Marconis, oltre non mi interessa, proprio per evitare queste polemiche. Dimmi. Era un rito femminile anche? Allora, il rito di Mizraim aveva una iniziazione femminile, aveva parallela, c'era
la linea maschile e c'era la linea femminile, sì. Convergevano in un punto? No, separati. Poteva assistere, chiamiamolo Gaglierofante, alle tornate femminili. Ma la prima massoneria mista, ufficiale, è quella del Duomen, che viene fondata nel 1893, se non si ben ricordo. Ma prima, cioè bene, iniziative femminili le abbiamo sempre avute, perché si parla che già in Irlanda nel 1600 ci fossero logge che ammettevano le donne. Non dimenticate che le Anderson è 1623, quindi prima non ce n'erano regole, per cui si sa che ci furono iniziative femminili in Irlanda attorno al 1650-1680, però, ripeto, ogni loggia faceva quello che voleva, che non c'erano strutture organizzate, forse era meglio. Forse potrebbero non so, eravamo il grande architetto dell'universo. Sì. Poi è stato indicato il Baphomet. Beh, allora, il Baphomet non è altro che la rappresentazione della Sofia a Sapienza. Non ha nulla a che vedere col grande architetto. No, assolutamente no. E poi dicevano, perché ricordavo che i templari adorassero, no? E questo famoso Baphomet, in realtà era una traslitterazione, ma non era altro che un modo per onorare la Sapienza, la Sofia la chiamavano allora. Me la ricordo perché se ne sono lette tante. Altre domande? Vabbè, direi che allora ci vediamo domani mattina, toccate domani mattina.